Ciao, oggi spiego come preparare il lievito naturale o pasta madre utilizzando solamente acqua e farina. Quindi utilizzerò la farina, meglio quella biologica perché non contiene sostanze chimiche come conservanti che impediscono la formazione dei lieviti. L'acqua tiepida a 25-30 gradi, meglio di bottiglia perché quella del rubinetto, specialmente in estate, potrebbe contenere del cloro. Un contenitore di vetro o porcellana, della garza e un elastico. Per iniziare metto la farina nel barattolo di vetro e tutta l'acqua. E con l'aiuto del cucchiaio impasto il tutto fino a ottenere un impasto di questa consistenza. Poi copro il contenitore con la garza e la blocco con l'elastico e lo lascerò riposare ad una temperatura di 25-30 gradi lontano da correnti d'aria per 48 ore. Trascorsi 2 giorni l'impasto è diventato acido e i lieviti hanno cominciato a lavorare. Infatti, come si può vedere, all'interno dell'impasto si sono formate delle bollicine. Inoltre emana un odore che ricorda l'alcol e il latte. Quindi preparo il secondo impasto togliendo la crosta che si è formata in superficie, pesando 100 g di impasto precedente, al quale unirò 100 g di farina e 80 g di acqua tiepida a 25-30 gradi di bottiglia. Impasto tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto molto morbido di questa consistenza e lo inserisco nel barattolo di vetro che nel frattempo ho lavato. Coperto con la garza e lo lascerò riposare ad una temperatura di 25-30 gradi lontano da correnti d'aria per 48 ore. Trascorsi 2 giorni preparo il terzo impasto, tolgo l'eventuale crosticina che si forma in superficie, poi giro un po' il composto, ho messo 100 g di pasta acida in una bacinella, alla quale aggiungo sempre 100 g di farina e 80 g di acqua tiepida, sempre di bottiglia. Ottenere un composto di questa consistenza. La inserisco di nuovo nel vasetto di vetro, coperto sempre con la garza e lo lascerò riposare ad una temperatura di 25-30 gradi lontano da correnti d'aria per 24 ore. Trascorse 24 ore, preparo il quarto impasto, togliendo l'eventuale crosta che si forma sulla superficie, pesando 100 g di impasto precedente, al quale unisco 100 g di farina e questa volta 50 g di acqua, sempre tiepida a 25-30 gradi. Lavoro un po' gli ingredienti fino a ottenere un impasto abbastanza duro con questa consistenza. Inserisco di nuovo il composto nel vasetto di vetro, copro sempre con la garza e lo lascerò riposare ad una temperatura di 25-30 gradi lontano da correnti d'aria per 12 ore. Trascorse 12 ore preparo il quinto impasto, togliendo l'eventuale crosta che si forma sulla superficie. A 100 g di impasto precedente aggiungo sempre 100 g di farina e 50 g di acqua tiepida. Impasto tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto di questa consistenza. Infine lo posiziono di nuovo nel vasetto di vetro, coperto con la garza, e lo lascerò riposare ad una temperatura di 25-30 gradi lontano da correnti d'aria per 4-6 ore. Trascorse 6 ore, se l'impasto era raddoppiato di volume e come si vede si sono formate delle bollicine, la pasta madre è pronta. Altrimenti ripetere ancora la quinta fase fino a quando la pasta raddoppia in 4 ore. In questo caso è pronta, quindi la posso mantenere a temperatura ambiente coperta con la garza rinfrescandola tutti i giorni
per averla sempre pronta. Oppure mantenerla in frigo coperta con la pellicola o con un coperchio, rinfrescandola una volta o due alla settimana. Infine la posso mantenere congelata. Grazie e alla prossima ricetta, ciao!